oggi vi facciamo un regalo prima delle vacanze dalla Sound Machine di Dairago. Qui abbiamo Alfonso, proprietario di questa ultima realizzazione di Sound Machine, che è un maggiolino come quasi come il nostro Sound Machine Maggio, come il nostro Maggio Sound. Facciamo vedere, oggi facciamo una cosa un po' divertente. Ecco qua, apriamo il vano bagagli, troviamo posizionati tre bellissimi reperti archeologici del catalogo Audison, tre serie VR, un 203, un 206 e un 209, orchestrati dal solito Beat One per non farci mancare niente. Chiudiamo la bocca del maggiolino, eccolo qua, opla, cerchio in lega super giarro. Chiudi la porta, la facciamo vedere di profilo. Eccola qua, bellissima, in tutte le sue originali forme. Adesso vediamo anche dentro, anche qua abbiamo portato qualche modifichina. Un vecchio Sintomonitor, proprio per rimanere nel tema della vecchiaia della macchina, un vecchio Sintomonitor Alpine, il nuovo Beat One, l'associazione tra il vecchio e il nuovo su questa macchina è un tema ricorrente. La realizzazione dei nostri laboratori di questo stupendo supporto per l'alloggiamento di un sistema due vie ad alta efficienza del catalogo Ciare. Cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? Eccolo qua, è il tuo questo maggiolino? Ma non è di tuo papà? No, no, basta, non è più neanche di suo papà. Eccolo qua. Qui dietro abbiamo fatto questo invece lavoretto, insomma, per dare un po' un tocco estroso alla realizzazione, per la realizzazione del subwoofer posizionato nel portabagagli posteriore. Lo vediamo anche da fuori, è molto carino, insomma, è una forma un po' particolare, è un sub da 25 della Ciare, sempre del catalogo alta efficienza della linea SPL. Ecco, qua come al solito possiamo gestire dal nostro sistema tutte le attività tramite un semplice programma di un PC. Abbiamo Anastasia, accendiamo anche il motore nel nostro possente maggiolino e sto giro ce lo facciamo on the road. Impianto a palla. Ecco, la prima volta di un viaggio on the road con la Sound Machine. Siamo sulla via Circonvallazione con il maggiolino di Alfonso, che a questo punto sarà disperato, tanto non glielo restituiamo più, con il DVD di Anastasia. Adesso abbassiamo il volume dello stereo per sentire il canto del motore originale 1200 Volkswagen. Andiamo a farci questo giro, rialziamo il volume. Facciamo arrestare.